I carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Aquila hanno eseguito negli ultimi giorni servizi di controllo del territorio all'Aquila e provincia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori come i furti in abitazione, ad esempio, e anche in danno di attività commerciali. Nell'ambito di questa attività sono stati sottoposti a controlli numerosi pregiudicati, diversi dei quali sottoposti agli arresti domiciliari o in stato di detenzione domiciliari. I controlli, che hanno riguardato anche il centro storico della città, sono stati condotti dalle pattuglie del nucleo operativo e radiomobile delle stazioni carabiniere limitrofe e anche dal personale del nucleo investigativo del comando provinciale. Sono stati identificate 272 persone, oltre 200 i veicoli controllati. Durante questa operazione, un 61enne pregiudicato albanese è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Sono stati trovati infatti in suo possesso 6 coltelli detenuti illegalmente. Le armi sono state sequestrate. 5 persone straniere di nazionalità cinese poi sono state denunciate per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, in quanto all'interno di un negozio avevano posto in vendita bottiglie di plastica che contenevano colori acritici con marchio CE contraffatto. Nel corso della stessa operazione un 24enne pregiudicato campano è stato denunciato per lesioni personali dopo una discussione avuta con un 44enne aquilano. È incappato nelle maglie dei controlli anche un 39enne pregiudicato romeno, dedito ai furti negli appartamenti. Controllato nella periferia dell'Aquila a bordo di una Golf, è risultato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto in abitazione e in osservanza all'obbligo di dimora in provincia di Rieti. È stato arrestato e portato al carcere Le Costarelle di Preturo.